Allora, buongiorno a tutti. Siamo, prima di lasciare la parola al Presidente Sardoni, come d'abitudine, io ci tenevo a introdurre questo nostro incontro con qualche considerazione di cui, devo dire, vado abbastanza orgogliosa. Allora, vi hanno distribuito questo libricino. Qui, in sintesi, ci sono le attività della Camera. E non vi sarà sfuggito il fatto che, facendo un bilancio dei primi 16 mesi, siamo, come dire, una Camera che lavora molto, specialmente se paragonate le nostre attività con quelle delle precedenti legislature. Quindi non ci annoiamo qui alla Camera, non ci annoiamo perché è aumentato il numero delle sedute d'aula, è aumentato il numero anche delle ore di lavoro, così come nelle commissioni è aumentato il numero delle sedute e anche il numero delle ore di lavoro. Ecco, per questo mi dispiace parecchio quando invece vedo immagini dell'aula semivuota senza che vi siano delle spiegazioni. Va, credo, fatto presente all'opinione pubblica che quando l'aula è poco frequentata, spesso è così perché i colleghi lavorano in commissione. Questo credo che sia un dato importante da esplicitare, perché altrimenti si alimenta l'idea che appunto qua dentro non si faccia niente. Con la riforma del regolamento della Camera, che spero porteremo a, così, chiuderemo quanto prima a settembre, c'è anche questo aspetto, cioè cercheremo di dare delle ore di lavoro per le commissioni, che non, quindi ore che, in cui non ci sarà seduta d'aula. Questo per evitare proprio quell'effetto così antipatico e anche per facilitare la vita dei colleghi che a volte si sentono in qualche modo strangolati tra il poco tempo in commissione e l'attività d'aula. Quindi ecco, questo anche è un punto che volevo evidenziare. Poi un altro dato positivo di questo librino è che c'è una parte alla fine dove si evidenzia il numero delle visite qui a Montecitorio, il numero delle visite dei cittadini. 400.000 persone hanno visitato la Camera dei Deputati, 400.000. Anche questo è un dato in aumento e mi fa piacere dire che 100.000 di questi sono giovani delle scuole, il che significa che stiamo dando ai ragazzi la possibilità di cominciare subito a comprendere il valore delle istituzioni, a capire come funziona l'istituzione parlamentare. E mi auguro che questa loro consapevolezza poi li accompagni negli anni. Più o meno era questo, Presidente Sardoni, prego. Allora, prima di cominciare, così volevo annunciare che, come avete visto, c'è stata qualche piccola variazione, diciamo, nella forma del ventaglio e della cerimonia del ventaglio, quindi che, a differenza degli altri anni, sottoporremo un argomento alla volta alla Presidente, che ci risponderà quindi argomento per argomento. Gentile Presidente, Segretario Generale, cari colleghi, signore e signori, il contesto della cerimonia del ventaglio corrisponde quest'anno ad una fase cruciale per il dibattito e la vita stessa del Parlamento. Il percorso, quantomeno accidentato, della riforma del Senato nelle modalità in cui va sviluppandosi in quella Camera, ha ricadute politiche destinate a riflettersi sull'intero quadro politico. E il merito della revisione costituzionale, che dovrà comunque ovviamente approdare anche alla Camera, è destinato a mutare anche il ruolo della Camera dei Deputati. Non si tratta dunque di un automatismo o di riflessi seriali se la stampa parlamentare, che ho l'onore di rappresentare, mi sollecita a partire dalle riforme delle istituzioni anche in questa sede, così come già accaduto al Quirinale a Palazzo Madama. Dal punto di vista del metodo, il tema ci sembra essere quello dei limiti, se ve ne sono, rispetto alle tecniche di ostruzionismo da una parte e alle accelerazioni della maggioranza, anzi in questo caso del governo che ha assunto in prima persona l'iniziativa legislativa, dall'altra. Dal punto di vista dei contenuti, invece, la questione al centro del dibattito resta quella dei contrappesi del nuovo bicameralismo non più paritario. Alcuni costituzionalisti, firmatari di un appello rivolto a lei, oltre che al Capo dello Stato e al Presidente del Senato, individuano addirittura il rischio di una deriva autoritaria.
Qual è la sua valutazione, Presidente, rispetto ai due punti di vista appena citati? Glielo chiediamo in ragione del suo ruolo istituzionale, in primo luogo, ma anche poiché lei è stata eletta come indipendente nella lista di una forza politica che ha scelto la strada dell'ostruzionismo e che sostiene la necessità di un Senato elettivo. Sì, allora, io ritengo che sarebbe da parte mia un errore e sarebbe altamente inopportuno che io adesso mi mettessi a valutare nel merito un cambiamento, una modifica che è in corso al Senato, nell'altro ramo del Parlamento. Quindi io questo non lo farò. Quello che posso dire però è che ci sono due punti, due criteri su cui c'è come dire, un'ampia condivisione. Uno è che il bicameralismo perfetto non funziona più. Ha funzionato, ora non funziona più. Questo è assodato, mi pare. E l'altro punto, forse, è che bisogna ridurre il numero dei parlamentari. Anche su questo mi pare che ci sia piena condivisione e io sono tra una delle persone che appunto ritengono questi due punti essenziali per riuscire a rispondere al bisogno di cambiamento che è vivo nell'opinione pubblica, è vivo ed è forte nell'opinione pubblica. Per quanto riguarda il merito, mi concedo solo un'eccezione su un solo punto. Le proposte di iniziativa popolare. Allora, le proposte di iniziativa popolare sono un modo, a mio avviso, molto efficace per essere in contatto e in sintonia con gli elettori. Alzare il numero delle firme da 50.000 a 250.000, cioè quintuplicarlo, ritengo che non sia saggio. Non sia saggio e manda un messaggio contrario, cioè a dire che non bastano più 50.000 cittadini, stiamo scoraggiando la partecipazione quindi dell'opinione pubblica. E il messaggio è che appunto per farsi sentire, per farsi ascoltare, ci vuole un numero di persone molto più alto, estremamente più alto. Ecco, io ritengo che questa non sia veramente una buona idea e ritengo che dovremmo anche fare una valutazione su come ci siamo finora relazionati alle proposte di iniziativa popolare. Nelle ultime tre legislature solo una proposta di iniziativa popolare ha visto la luce. Poi ci si lamenta che c'è scollamento con l'opinione pubblica. Ne sono state presentate decine e decine e decine. Allora, su questo punto io ritengo che si debba fare una riflessione. Tant'è che nella proposta del nostro regolamento, anche questo è un punto all'attenzione, noi vorremmo dare tempi certi invece per la valutazione delle proposte in commissione, cioè nelle commissioni, si devono prendere in considerazione le proposte di iniziativa popolare e non lasciarle nei cassetti, come è avvenuto finora. Quindi l'idea di invece aumentare il numero delle firme e di mettere a dura prova la volontà dei cittadini, secondo me, va nella direzione sbagliata. Quindi in questo senso dico che noi dobbiamo recuperare terreno. C'è molto disamore, c'è molta disaffezione. E nel recuperare terreno dobbiamo entrare proprio in un circuito che sia virtuoso rispetto appunto agli strumenti a disposizione dei cittadini. E se questi li rendiamo più inaccessibili, veramente credo che non facciamo una buona cosa. In una recente intervista al settimanale Left, lei si è espressa in modo esplicito contro le soglie di sbarramento previste dal cosiddetto Italicum, la legge elettorale siglata dal Partito Democratico, Forza Italia e NCD. Mi sembra che l'8% determini il rischio di tagliare fuori un pezzo di società, dichiarato in quell'occasione. Ritiene che sia questa la modifica più urgente e irrinunciabile? Sì, anche qui senza andare proprio nei dettagli. Sì, io ho detto questo e lo ribadisco e ritengo che anche qui bisogna riflettere su questa soglia, perché sempre per lo stesso principio, leitmotiv della partecipazione. Allora, se noi vogliamo che aumenti la partecipazione, non possiamo poi concepire di escludere formazioni che possono raggiungere anche 2 milioni
di elettori e dire che quei 2 milioni non contano niente. Dunque ritengo che questa soglia così alta dell'8% sia una soglia che stimoli poco, ecco, la rappresentanza. La rappresentanza è un elemento essenziale insieme alla governabilità, ma non è possibile che l'una debba cedere rispetto all'altra, debbono poter andare insieme, no? In parallelo, e quindi questa soglia dell'8% io ritengo che sia una soglia che invece taglia fuori e non include un bel pezzo di società. L'altro punto, se mi permette, sulla legge elettorale, che mi sento di dire, di condividere oggi, è quello della rappresentanza di genere. Qui alla Camera io e molte altre colleghe siamo rimaste molto ferite dal fatto che gli emendamenti che favorivano in qualche modo quella rappresentanza sono stati bocciati. Ecco, noi ci siamo rimaste male, ma a essere stata colpita non è solo la sfera femminile, è la qualità della democrazia, perché non si può in qualche modo ignorare che una metà della popolazione debba poter avere uguale rappresentanza. Ecco, e non lo si deve fare per andare incontro alle donne, ma per rendere più completa la nostra democrazia. Quindi in questo senso io mi auguro che appunto ci sia una riflessione. Poi c'è chi dice su questo punto, ah, ma in tanti paesi non ci sono le quote. Allora vorrei chiarire questo punto. Io non sono una fan delle quote, non considero le quote la soluzione del problema, è evidente, ma ritengo anche che se nella nostra società non c'è una parità di fatto, questo sia il male minore. E allora allarghiamo la lente verso altri paesi, cerchiamo di vedere come funziona in altri paesi. È vero, nei paesi nordici, dove la rappresentanza femminile è alta, non ci sono le quote, ma partiamo da una società che è già ugualitaria, che è già paritaria. Che cosa succede in Belgio, ad esempio, o in Spagna? Ci sono le quote. Che cosa succede in Germania? In Germania, diciamo che già i partiti si sono attrezzati e hanno di fatto nei loro statuti la presenza femminile come un dato acquisito. Quindi io ritengo che questo passaggio sia determinante anche nella storia del nostro paese. Abbiamo visto che quando c'è un sistema appunto di quote, un sistema di quote, aumenta il numero della rappresentanza femminile. Quando non c'è, cade, precipita. Vorrà o no dire qualcosa? Quindi questo è un aiuto, sì, è un aiuto, ma che noi riteniamo sia un aiuto necessario per avere una pari opportunità proprio di esserci. Dopodiché mi auguro che se riusciremo a fare questo sarà un provvedimento transitorio, si arriverà presto a non averne più bisogno. E vedete, vi faccio anche un altro esempio. Non so, quando facciamo gli incontri con i presidenti di commissione, la cosa che spicca evidente è che sono 14 commissioni, 13 presidenti sono uomini, una sola è donna. Abbiamo istituito la prima commissione di studio per i diritti e doveri di Internet, i gruppi hanno, no, hanno indicato un esponente per gruppo. E poi c'erano gli esperti, quindi 10 gruppi, 10 rappresentanti di gruppo, tutti e 10 uomini. Io non dico che siano cattivi, dico che non scatta ancora nel nostro paese l'automatismo a dire consideriamo anche il genere. Laddove in ambito internazionale o in altri paesi questo è automatico, non si può prescindere da. E chi lo fa è visto molto male. Allora, in tutto questo, ritengo che ci sia bisogno oggi di avere una legge che invece contemperi questa necessità e che appunto sia capace di restituire alle donne la rappresentanza che meritano. Un provvedimento che, ribadisco e concludo, non deve essere considerato come dire, fisso, ma in evoluzione, così come in evoluzione la nostra società. Presidente, il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea è cominciato in un quadro piuttosto complesso, nell'incrocio fra tragiche emergenze internazionali e una delicata partita politicienne per il rinnovo delle istituzioni. Ci piacerebbe una sua riflessione in proposito e anche sullo spazio politico per l'Italia.
Beh, diciamo che il semestre italiano è iniziato in un momento molto cruciale per l'Unione Europea, dopo un voto molto eloquente, un voto e un non voto molto eloquente. Si è visto che questa Europa non arriva più, le opinioni pubbliche dei paesi dell'Unione sono distanti perché sentono distante l'Unione Europea. Si capisce che i cittadini si aspettano soluzioni ai loro problemi, si aspettano di vivere meglio perché c'è l'Unione Europea e ciò purtroppo non accade. Allora, questo perché? Perché probabilmente le sole misure di austerità che sono state, come dire, questi ultimi anni, no, centrali, essenziali, nelle politiche europee non hanno dato quelle risposte che si aspettavano, cioè di sola austerità non si cresce e quindi è necessario invece cambiare rotta da questo punto di vista. Allora, lei mi chiede anche delle nomine, le nomine sono un passaggio importante, credo che sia una partita ancora tutta aperta, quindi non credo che possiamo pensare di non aver avuto esito e mi auguro che l'Italia possa avere quel peso anche in termini di nomine, quel peso che merita, sia perché è fondatore dell'Unione Europea, sia perché è un paese importante. Dopodiché, appunto, ci sono i programmi che devono poter recepire il significato di questo voto. E allora anche in questo campo noi vorremmo fare la nostra parte come Camera dei Deputati e c'è anche il semestre europeo parlamentare. Quindi cerchiamo di inserirci nell'ambito del semestre parlamentare con alcuni temi che sono strategici a mio avviso. E dunque faremo delle conferenze tematiche. Qui faremo 4 conferenze nel nostro semestre dove verranno gli altri 27 parlamenti europei che noi ospiteremo qui alla Camera dei Deputati. E dunque abbiamo voluto appunto scegliere questi temi seguendo delle priorità. E allora ci sarà a fine settembre la riunione che faremo qua, questa conferenza internazionale dedicata al Fiscal Compact e a valutare quali adattamenti apportare, se apportarli, no, agli strumenti di governance, perché non tutti sono d'accordo evidentemente. Quindi faremo una riflessione proprio su questo. E poi a fine novembre faremo un altro incontro sempre con le delegazioni degli altri 27 parlamenti su un altro tema cruciale, cioè occupazione, crescita, ma nel senso anche di innovazione e ricerca, perché le cose si legano insieme, perché senza innovazione e senza ricerca non c'è occupazione. Dunque cerchiamo anche in questo caso di dare un contributo fattivo al semestre. Ancora restando in campo internazionale, alla luce del suo particolare profilo e curriculum, vorremmo sollecitare una sua analisi e opinione rispetto al drammatico svolgersi del conflitto israelo-palestinese e della spirale di violenza che c'è anche in Libia. Avrebbe dovuto metterci dentro qualche altra guerra però, Presidente Sartoni, perché fosse solo questo staremo quasi tranquilli. Qua ci sono tantissimi conflitti che si sviluppano alle porte del nostro paese e alle porte dell'Europa. Sicuramente quello israelo-palestinese, ma c'è anche quello siriano, c'è la Libia, c'è l'Ucraina, ci sono tantissimi focolai di instabilità. Ecco, uno dei principi fondamentali del diritto internazionale è che i civili non debbono essere colpiti. Questo principio mi sembra oggi messo in serissima discussione, insieme alle tante morti ingiustificate a cui stiamo assistendo, si straccia anche il diritto internazionale a protezione dei civili in guerra. Io non mi nascondo e dico che è inaccettabile vedere tanti bambini uccisi, tante donne uccise, civili inermi nella striscia di Gaza. Ho visitato recentemente a gennaio sia Israele che i territori, la Cisgiordania, che Gaza. Allora ho visitato anche le scuole che adesso sono
sotto bombardamento e non si capisce come sia possibile che questo accada quando quelle scuole oggi ospitano persone in fuga che non avrebbero altro luogo dove andare, perché quando ci sono le sirene che annunciano i bombardamenti le persone fuggono ma non possono uscire da quel territorio perché i valichi sono chiusi. Dove devono rifugiarsi quelle persone se non nei luoghi che per antonomasia sono dei santuari, cioè le scuole dell'UNRWA, le scuole delle Nazioni Unite? Dove altro possono andare? Ecco, io ritengo che sia imperativo ricordare che i diritti dei civili vanno rispettati in tempo di guerra, appellarsi per un cessate il fuoco immediato. Ieri il segretario generale delle Nazioni Unite ha usato parole accorate e io mi associo a lui in questo, perché ritengo che questo spettacolo non sia veramente accettabile, così come non lo è in Siria, così come non lo è in Libia, così come non lo è in tanti altri paesi. E per mia esperienza professionale so bene che quando si trucidano i civili, quando si ammazzano i bambini, si alimenta l'odio, e l'odio ammazza qualsiasi prospettiva di dialogo e dunque di pace, e dunque non si fa buona politica alimentando l'odio. Tutti questi sono ottimi motivi per cui l'Unione Europea dovrebbe avere una capacità di incidere e di parlare con una sola voce, perché sono motivi di grande instabilità che ci coinvolgono, perché questi conflitti, vedete, generano grandi fughe. Per la prima volta lo scorso anno, per la prima volta si è arrivati a 52 milioni di rifugiati nel mondo, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. E purtroppo questo numero, visto quello che sta accadendo, è destinato a aumentare. Allora questo ci richiama tutti a una responsabilità di fare di più per risolverli questi conflitti, per rilanciare i tavoli di pace, per avere un ruolo propulsivo, per anche mettere sanzioni a quei governi che non rispettano i diritti umani. E ci coinvolge perché le persone che fuggono, come sempre accade, da quando mondo è mondo, bussano alle nostre porte, arrivano nel nostro Mediterraneo e questo ci interroga. Non basta Mare Nostrum, che pur è un'operazione meritoria, non può bastare. Bisogna fare di più a monte, più impegno per riuscire a dare delle soluzioni ai conflitti. Anche per questo è importante che l'Unione Europea parli con una sola voce e che non si vada alla spicciolata a seconda dei propri interessi nazionali. Se non ci sarà cessazione di sovranità anche in questo, io penso che continueremo a rimanere inermi di fronte a questo spettacolo. Argomento completamente diverso. Alla Camera è stato dominante in questo primo anno della sua presidenza il tema del taglio delle spese e dei privilegi. Lei ha dichiarato pubblicamente di essersi ridotta lo stipendio del 30% e ha sostenuto la linea del tutti facciano la loro parte, anche al netto di qualche polemica interna. Eppure, secondo alcuni analisti e cronisti, ci sarebbero ancora grandi spazi di privilegio. È così? Allora, è così. Si può sempre fare di più, fare meglio, ma bisogna farlo in un modo che sia sostenibile. Io non credo che arrivare in una istituzione e compiere dei passi troppo lunghi sia positivo, perché si rischia il terremoto, si rischia che quella istituzione non riesca a incassare il colpo. Dunque io e l'ufficio di presidenza stiamo cercando di fare qualcosa che sia sostenibile ma che abbia un impatto. E i risultati, Presidente Sardoni, ci sono. Se non vogliamo cedere alla retorica del non è mai abbastanza, i professionisti del non è mai abbastanza non renderanno mai merito allo sforzo che si sta facendo. E io ritengo che invece questo sforzo vada valorizzato, perché noi non stiamo facendo qua solo tetti e tagli, vedete? Noi stiamo facendo qualcosa di più articolato.
di più ambizioso. Noi stiamo cercando di cambiare un assetto e di fare una riforma. Liquidare questo con tetti e tagli mi sembra riduttivo. Allora, stiamo cambiando, cercando di razionalizzare, e l'obiettivo unico è rafforzare l'istituzione Camera. Unico obiettivo. L'istituzione Camera si rafforza se si eliminano gli sprechi. Questo è quello che noi vogliamo fare. Lungi da me, dall'Ufficio di Presidente, dal Collegio dei Questori, volere in alcun modo, come voglio dire, mettere in discussione il livello di professionalità del personale della Camera, di abnegazione. Facciamo nottate qui e i funzionari, i dipendenti sono sempre al loro posto, giorno e notte. Questa nostra riforma va al verso contrario, cioè rafforzare loro e l'istituzione. E cerchiamo di farlo in un modo sostenibile, perché come dice lei si poteva usare l'accetta, sì, forse sì, ma noi non usiamo l'accetta. Noi usiamo un modo sostenibile di tagliare sprechi e di fare in modo che appunto ci sia più sintonia tra dentro il palazzo e fuori il palazzo. Un fuori palazzo dove intere fasce di popolazione non hanno più reti di salvataggio. Oggi tutti siamo chiamati a fare qualcosa, tutti, nessuno escluso. Lei lo ricordava, io mi sono tagliata senza che nessuno me lo chiedesse, nessuno. Lo stipendio, il primo giorno che ho messo piede in questo palazzo, l'ho deciso in automatico, cioè il primo giorno che sono diventata Presidente della Camera, cioè il secondo giorno che avevo messo piede in questo palazzo, perché mi sembrava necessario dare un biglietto da visita a dire che non si può rimanere insensibili rispetto a quello che succede. Mi sono tagliata lo stipendio del 30%. Ho chiesto ai miei collaboratori di fare altrettanto e lo hanno fatto. Ho tagliato il numero dello staff del 30%. Mi sono rivolta alle persone che hanno, ai deputati con ruoli istituzionali qua dentro, ufficio di presidenza, presidenti delle camere, di dare anche loro un segnale, e l'hanno dato nella misura in cui lo hanno ritenuto opportuno, cioè hanno deciso di tagliarsi il 25% della loro indennità di funzione, di carica. Hanno tagliato anche il numero di staff. Allora, questo ha o no un senso? Stiamo o no facendo qualcosa? Quindi, abbiamo fatto dei passi in avanti, abbiamo chiesto meno soldi allo Stato. In 2 anni siamo pesati di meno sulle casse dello Stato per 138 milioni di euro. 138 milioni di euro. Cioè abbiamo chiesto ogni anno di questi 50 milioni in meno di dotazione. E poi abbiamo fatto qualcosa di più. Abbiamo anche pesato o meno per 38 milioni. Io qua vi vorrei far vedere questa grafica dove si vede molto bene ridotta la dotazione meno 50 e meno 50 e la restituzione versata al tesoro per 10 milioni nel 2013, 28,3 nel 2014. Il tutto fa 138,3 milioni di euro. La Camera dei Deputati ha pesato meno sul bilancio dello Stato per questa cifra. Allora, abbiamo tagliato, abbiamo anche ridotto la spesa e abbiamo ridotto la spesa in questo modo. Poi ognuno è libero di confutare queste cifre, ma purché lo faccia in modo corretto. I deputati ed ex deputati meno 11,82, i dipendenti e ex dipendenti meno 14,93, i gruppi parlamentari meno 3,45, beni e servizi meno 18,22, altre spese meno 1,97, per un totale di meno 50,40. Questa è la riduzione della spesa nei 2 anni. E allora, magari distribuiamole anche queste infografiche.
alcuni interventi di risparmio, per fare qualche esempio. Gli immobili, abbiamo in 3 anni, noi dal 2015 al 2018 avremo risparmiato 77,5 milioni di euro per gli affitti degli immobili. Sapete bene che la questione dei palazzi marini è stata portata a termine, abbiamo quindi già dato la disdetta e dal 2015 ci sarà questo risparmio che negli 3 anni successivi sarà di 77,5. Altre riduzioni, meno 6 milioni sulle attribuzioni di presidente e titolari di cariche, come ho detto, e 1,2 milioni per le spese telefoniche dei deputati. E poi ci sono i risparmi sul personale, la riduzione della spesa 2 milioni per la riduzione delle indennità, 22 milioni per il mancato adeguamento automatico del 2016, 8 milioni all'applicazione di contributi alle pensioni e poi abbiamo dimezzato il parco auto, abbiamo raddoppiato le gare e poi per quanto riguarda le retribuzioni dei dipendenti, come dicevo, qui non è possibile adesso dare una cifra a questo perché non abbiamo ancora finalizzato questo iter. Sono stati approvati gli indirizzi per mettere dei tetti, perché noi non possiamo solo mettere un tetto, altrimenti ci sarebbe un appiattimento, metteremo più tetti. La materia, sapete, è ancora in via di definizione, c'è ancora in corso la trattativa con i sindacati, poi dovremo ritornare in ufficio di presidenza per poi definire e deliberare. Quindi questo è quello che stiamo facendo e ci tengo ancora una volta a dire che lo stiamo facendo con lo spirito positivo di rafforzare le istituzioni e in alcun modo queste misure rappresentano un disconoscimento dell'alto livello di professionalità del personale della Camera che io ho imparato a conoscere in questi 16 mesi. Ecco, devo dire che tutto questo è possibile grazie anche alla collaborazione che c'è da parte dell'amministrazione e dei suoi vertici, in primis da parte del dottor Zampetti, che ringrazio, e dunque mi sembra che noi stiamo portando avanti con molta responsabilità insieme un esercizio complicato. Ringrazio il Collegio dei Questori, la vicepresidente Sereni, che è la presidente del CAP, per lo sforzo che stanno facendo e l'ottimo lavoro. Tutto questo noi lo stiamo facendo per quanto riguarda i tetti, insieme al Senato, bisogna anche questo ricordarlo, perché proprio quello che vogliamo fare, come dicevo, non è un'operazione solo di contenimento dei costi, ma è una riforma. La nostra idea è quella di riuscire ad arrivare insieme al Senato, con cui abbiamo lavorato in questi mesi e insieme al quale abbiamo approvato gli indirizzi, arrivare appunto a fare un ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, quindi non più dipendenti Camera e Senato, ma dipendenti del Parlamento, per arrivare poi, in seconda battuta, ad un'unica amministrazione. Quindi penso di aver detto abbastanza, adesso non so se ho dimenticato qualcosa, ma questo è lo spirito con cui ci stiamo muovendo. La Camera ha dato grande impulso e attenzione alle nuove tecnologie e alle possibilità aperte dai nuovi media. Quali sono stati i criteri che ha scelto per questo tipo di iniziative, compresa la questione dei diritti e doveri degli internauti? Un tema che la stampa parlamentare vorrebbe fosse associato a quello di una sempre maggiore trasparenza e della revisione, da noi chiesta anche con una lettera formale nei mesi scorsi, delle regole sulla pubblicità dei lavori dell'Aula e sulla gestione delle immagini, viste le opportunità fornite da smartphone e tablet. Allora, i criteri quali sono stati? Beh, diciamo che sono stati quelli di fare in modo che la Camera venga in qualche modo considerata un'istituzione interessante. Se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto, o al contrario, come si dice? Ecco, e allora se i cittadini sono disamorati verso le istituzioni, sono le istituzioni che devono andare verso i cittadini. E come si fa ad andare verso i cittadini? Usando gli strumenti di comunicazione che usano i cittadini. Quali sono? Oggi più che mai sono i social media. E dunque il criterio è stato solo questo.
È stato solo questo, fare in modo che le persone sappiano quello che noi facciamo e il fatto che lo facciamo in trasparenza. Dunque cercare di alimentare questo interscambio e fare in modo che questa Camera possa sempre essere in grado di recepire quello che viene da fuori. Quindi per questo abbiamo voluto incrementare le attività dei social media. Anna Masera, la capo ufficio stampa, ha molto contribuito a questo e io la ringrazio. È stata un'attività molto intensa, intanto oggi noi siamo su Twitter, noi siamo su YouTube, noi siamo su Flickr, mi pare anche, e Instagram, stiamo per aprire la pagina Facebook. Noi siamo stati la prima istituzione parlamentare che ha ospitato un bar camp. Abbiamo lavorato appunto per avere degli impulsi sull'agenda digitale. Noi abbiamo fatto per la prima volta in un'istituzione parlamentare un hackathon dove hanno lavorato esperti per 2 giorni e 2 notti gratis per poterci fornire di application per rendere fruibili i nostri open data all'esterno, perché è inutile avere tanti documenti se poi i cittadini non li possono consultare. Dunque noi stiamo facendo un'azione di trasparenza e di apertura, un'azione di contemporaneità. E lo sforzo è quello di avvicinare i cittadini ed è per questo anche che noi abbiamo istituito la prima commissione per i diritti e i doveri di Internet. È la prima commissione di studio su questo tema. E questo tema è importante perché Internet, vedete, non è un semplice mezzo di comunicazione. Internet, se qualcuno non l'avesse chiaro, è molto di più. Internet condiziona la nostra vita, la nostra giornata, le nostre società ed è uno strumento efficace per riuscire a entrare in contatto con i cittadini, per riuscire a allargare anche la capacità di scambio. Ci deve stare a cuore Internet, perché Internet può rafforzare la democrazia, è uno strumento vitale per la democrazia, tant'è che nei regimi cercano di oscurarlo Internet. E dunque un Parlamento come fa a stare a guardare quando questa è la materia cruciale dei nostri tempi? Come fa a non farsene carico, a non dare il proprio contributo? Allora ho ritenuto che era assolutamente necessario, in mancanza anche di una commissione permanente sulle nuove tecnologie, di riempire questo vuoto. E quindi abbiamo invitato, come dicevo prima, i rappresentanti di tutti i gruppi e abbiamo invitato gli esperti. Esperti che la pensano in modo diverso, perché altrimenti non sarebbe possibile fare una commissione dove tutti la pensano allo stesso modo, ovvero quella commissione non avrebbe alcun valore. E abbiamo i giorni scorsi ha avviato questa commissione. Ma questa commissione ha un obiettivo chiaro. Non è che si incontra per discutere amenamente di Internet. C'è una tabella di marcia e c'è un obiettivo molto chiaro. L'obiettivo è quello di arrivare a una costituzione dei diritti e dei doveri in Internet, di dare perlomeno un contributo efficace su questo tema. E la tabella di marcia è altrettanto chiara. Noi, tra le altre conferenze che faremo con gli altri 27 parlamenti europei qui a Montecitorio, c'è anche il tema che io ho voluto fortemente sui diritti fondamentali. E tra questi il diritto alla rete. Il diritto alla rete è un diritto fondamentale. E allora in quella sede io spero di poter presentare il lavoro, la prima bozza del lavoro della Commissione, e allo stesso momento in cui la presenteremo agli altri 27 parlamenti e alle istituzioni europee, noi la presenteremo ai cittadini e prenderà il via una grande consultazione pubblica su quel testo, per arrivare poi, mi auguro, alla fine del semestre, prima della fine del semestre, a un documento che avrà saputo recepire anche la consultazione pubblica e che quello possa rappresentare, mi auguro, un contributo che il governo poi possa promuovere nelle sedi internazionali. Noi lo faremo con questa conferenza, perché è ovvio che una carta,
una carta, una costituzione per i diritti e doveri di Internet ha senso se è a livello internazionale. E noi possiamo ambire a avere un ruolo di promotori di quella carta. E dunque quella commissione si muoverà con questi obiettivi e con questo cronoprogramma. E mi auguro di rivederci prima di Natale, come d'abitudine, anche potendo fornire più dettagli su questo lavoro. E anche sulla pubblicità dei lavori dell'Aula. Questa ah, è ecco, una cosa pensavo si era dimenticata. No, anche quello è una questione che dovremmo affrontare. Mi rendo conto, il problema nasce nel momento in cui la seduta è tolta e dunque i cineoperatori lasciano l'aula e i deputati, alcuni dei deputati, fanno delle riprese. I mesi scorsi questa situazione si è acuita in occasione di, diciamo, turbolenze in aula. Io mi auguro che queste turbolenze ci siano sempre di meno nel rispetto dei cittadini e comunque sia capisco che questo è un problema e l'ufficio di presidenza dovrà dare delle risposte anche a questo. Ancora a proposito di trasparenza e accessibilità delle fonti parlamentari e dello stesso Parlamento, Presidente, ci ha molto preoccupato l'idea dell'istituzione alla Camera di un comitato che per contenere il fenomeno dei lobbisti, efficacemente contrastato dalla stampa parlamentare al suo interno da molti anni, potesse equiparare giornalisti e lobbisti in una confusione pericolosa e fuorviante. Ancor di più ha provocato la nostra protesta, oltre che preoccupazione, l'ipotesi che si possano ridurre gli spazi aperti alla circolazione dei cronisti, come richiesto per la prima volta ufficialmente nei mesi scorsi da alcuni esponenti politici. Crede di poterci assicurare che questa restrizione della circolazione, ancora più inquietante alla luce dei ripetuti attacchi personali contro singoli cronisti parlamentari avvenuti sul sito del Movimento 5 Stelle, non avverrà? Sono questioni delicatissime in un quadro per di più di crisi economica e di settore, di disoccupazione in aumento, che ha visto chiusure di testate, compresa oggi quella storica dell'Unità che speriamo si possa scongiurare. Il ventaglio che le doniamo, realizzato da Elisa Francioli dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, allude nelle intenzioni dell'artista ad una coscienza ecologica globale e accompagna i nostri auguri di buone vacanze, che la preghiamo di estendere insieme ai nostri ringraziamenti all'ufficio stampa e alle strutture della Camera, comprese biblioteca e archivio, che ci stanno aiutando moltissimo nella realizzazione della mostra dedicata alla storia della cerimonia del ventaglio che l'ASP, con la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma, sta organizzando per il prossimo mese di novembre nella Sala della Regina, che la stessa Camera ha gentilmente messo a disposizione. Si tratta di un'iniziativa alla quale teniamo molto e che crediamo possa raccontare utilmente, anche in chiaroscuro quando necessario, i rapporti tra stampa e palazzo e la difficile conquista da parte dei nostri predecessori dell'accesso in Parlamento. Insieme ai corsi di aggiornamento e al premio dedicato a Giuditta Nanci, nostra collega prematuramente scomparsa, che quest'anno va alla dottoressa Angela Marante per la sua tesi sugli scritti di Miriam Mafai, crediamo sia un contributo alla qualificazione professionale dell'associazione, obbligatoria in una fase che mette in discussione il ruolo del giornalista come mediatore. Sì, allora, d'accordo. Io non penso di essere nella posizione di poter garantire a lei che cosa i gruppi politici, i gruppi faranno o non faranno. Questo deve essere chiaro. Non ho questo potere e non ho la sfera di cristallo, dunque io non so come si regoleranno, se continueranno a usare questi metodi o no. Ovviamente mi auguro di no, ovviamente mi auguro di no. E mi auguro anche che la proposta di limitare lo spazio di movimento dei giornalisti non abbia alcun seguito. È stata fatta, sì, dal Movimento 5 Stelle, però io non la ritengo assolutamente opportuna. Questo forse anche perché ho lavorato negli anni in paesi in cui appunto i giornalisti difficilmente potevano avere accesso al potere o potevano muoversi. E guardi, non troverà mai in me breccia una proposta di questo genere. So bene che cosa significa e sarò sempre a fianco di chi appunto perora la libertà di stampa e io sono la prima a crederlo. Al tempo stesso sono addolorata per quello che sta accadendo nell'editoria perché sì, insomma, spesso vediamo che anche la relazione dell'AGCOM recentemente l'ha messo in evidenza, chiudono le testate dal punto di vista anche delle TV locali, l'emittenza locale è sotto scacco,
le agenzie di stampa hanno seri problemi. Dunque tutto questo è un panorama che deve preoccupare tutti e deve preoccupare il Parlamento, perché io ritengo che il pluralismo non sia solo quello di avere, come dire, avere quei 4-5 gruppi editoriali forti che garantiscono diverse magari posizioni. Il pluralismo c'è ed è più forte quando ci sono più voci, che anche non sono così grandi. Questo, per ogni testata che chiude, è un pezzo di pluralismo che se ne va. È per questo che ci deve preoccupare tutti. E io anche ieri ho espresso solidarietà alla testata dell'Unità, al direttore, a tutti i redattori, a tutti coloro che lavorano all'Unità, perché trovo che questo sia un momento triste. Come ci si può rallegrare che una testata chiude? Ma com'è possibile arrivare a rallegrarsi? Ma sia di destra o di sinistra, o sia semplicemente una testata non politica, io ritengo che sia uno smacco invece per, appunto, per il senso della democrazia che chiunque svolge il ruolo politico dovrebbe avere. Quindi mi dispiace, ritengo e spero che ci sia, insomma, la possibilità di recuperare questa tradizione, questa storia di 90 anni. Io nella mia precedente attività, l'ho scritto ieri all'Unità, tante volte ho avuto modo di poter parlare su quelle colonne, scrivere sulle crisi più dimenticate del mondo, dove, come dire, erano in pochi veramente a dare attenzione, sulle questioni relative ai rifugiati, ai flussi migratori. Io di questo sono molto grata e per questo mi dispiace moltissimo che oggi si sia arrivati a questo punto, ma spero che sia solo un momento di crisi e che l'Unità riesca a ritornare in edicola, così come me lo auguro per tutte le testate che sono in crisi. Quindi, ecco, per quanto mi riguarda posso dire che vi sono vicina e se voi avete delle istanze da perorare io sono disponibile a ascoltare e anche a cercare di fare la mia parte per riuscire a dare un po' più di certezze. Grazie. Credo che possiamo passare alla consegna del ventaglio. Thank you.
sono persone che volevano fare domande, si alzano la mano. Grazie. Ciccio Bongarra Anza. No, buongiorno. Tema riforma dei regolamenti. Tanto non cambia molto, se mi alzo. Tema riforma dei regolamenti. Lei ha detto che a settembre qualcosa arriverà. È possibile capirne qualcosa di più? Perché mi pare di capire che questo sia effettivamente il vero snodo. Cioè, se è vero come è vero che abbiamo una riforma che procede come procede al Senato, che in qualche modo avrà un'influenza anche qui, diretta e indiretta, diretta sul numero dei deputati, non sappiamo cosa succederà sul voto dell'emendamento Candiani sui 500 membri della Camera dei Deputati, insomma, ma a parte questo ci sarà un'influenza indiretta. Il tema dei regolamenti è fondamentale, cioè, noi ci siamo trovati stanotte per esempio alle 2 di notte, abbiamo fatto questa, siamo piacevolmente intrattenuti in transatlantico a assistere appunto a una votazione abbastanza lunga, ma dico, questo è un caso legato appunto alla riforma dei regolamenti. A che punto siamo? Quali sono le linee guida e quali pensa che siano i punti principali su cui si interviene e si è intervenuto? Sì, grazie Bongarra per questa domanda. Regolamenti, mi sento di poter dire che siamo a buon punto, in quanto abbiamo lavorato in tutti questi mesi, c'è stato un comitato di lavoro, i relatori, ognuno ha curato una parte della riforma del regolamento, sono stati presentati circa 300 emendamenti, i relatori li hanno quindi visionati questi emendamenti, hanno lavorato su questi emendamenti e, come sapete, nel calendario di aula di settembre abbiamo già iscritto la riforma del regolamento in aula. Dunque, io avevo previsto quindi di fare sedute di giunta prima della pausa estiva, perché giustamente si deve arrivare in aula con un testo già lavorato in giunta. Poi però alcuni gruppi hanno manifestato, come dire, la richiesta, hanno voluto prendere un po' più di tempo anche nell'ottica di quanto, come lei diceva, sta avvenendo al Senato, e hanno chiesto di riaggiornarci con i lavori di giunta dopo la pausa estiva. Allora io sono fiduciosa, mi pare di poter dire che abbiamo rimandato per riuscire anche a seguire le sorti, diciamo, di quanto sta avvenendo al Senato, quindi sulla scia anche di questo ci sono state appunto sollecitazioni a rimandare. Io ho accolto questa sollecitazione e adesso a settembre credo che riusciremo a stringere, me lo auguro fortemente, perché tutti i gruppi lo chiedono, tutti i gruppi evidenziano le disfunzioni del regolamento. Dunque, se queste disfunzioni ci sono e noi le abbiamo, appunto, abbiamo cercato anche di ridurre queste disfunzioni, vuol dire che è nell'interesse di tutti arrivare presto all'approvazione di questa riforma. Questa riforma che vuole mettere al centro il rafforzamento, anche in questo caso, dell'attività parlamentare. Cioè, noi vogliamo fare in modo che sia più efficace l'iter parlamentare. Noi vorremmo quindi, quello su cui stiamo lavorando, dare più centralità alle commissioni. Le commissioni sono appunto determinanti, saranno sempre più il luogo dove il provvedimento viene elaborato. Non ci sarà, mi auguro, più o in misura molto ridotta sovrapposizione tra commissioni e aula in termini di lavori. Ogni giorno ci saranno ore destinate ai lavori di commissione e quindi questo va anche incontro alle esigenze dei colleghi deputati che spesso, come dicevo in apertura, si trovano in difficoltà. Ci saranno anche per ridurre, nel tentativo di ridurre la decretazione d'urgenza che oggi in qualche modo regna sovrana, perché noi la maggior parte del tempo la usiamo appunto sui decreti e quindi anche per i parlamentari resta poco spazio per le proprie proposte. Quindi anche in questo caso noi cercheremo di dare tempi certi per i provvedimenti, disegni di legge del governo, per evitare che appunto si ricorra alla decretazione d'urgenza. Tutto questo sempre nell'ottica che però anche le opposizioni avranno delle garanzie di portare in aula propri provvedimenti.
Non so, ci sono tante altre cose sulla riforma del regolamento, cose che abbiamo potuto vedere in questi mesi non funzionano, non ci saranno più le 24 ore di cui faceva riferimento lei per la fiducia. Quindi, insomma, tanti cambiamenti che noi vogliamo apportare. Le proposte di iniziativa popolare, come dicevo prima, verranno comunque vagliate in commissione. Ci saranno tempi certi per il vaglio in commissione, poi non tutte verranno portate avanti, ma perlomeno ci sarà quel vaglio. Che altro dire? Quali sono le altre nuove? Insomma, diversi passaggi dovranno essere poi finalizzati in sede di giunta, chiaramente, non vale neanche la pena anticiparli, però voglio dire che mi sento di essere ottimista e quindi non c'è nessuna chiusura rispetto a questo da parte di nessun gruppo. C'è stata una richiesta di avere più tempo anche per andare forse in parallelo su quella riforma che si sta adesso votando al Senato, anche se è evidente che quella riforma entrerà in vigore nella prossima legislatura. La riforma del regolamento invece dovrebbe entrare in vigore non appena approvata, dunque in questa legislatura. Ciò nonostante, comunque, abbiamo deciso di accogliere questa richiesta e a settembre dovremmo procedere. Buongiorno Presidente, sono Marco Di Fonso, Sky TG24. Pochi minuti prima che cominciassimo questa cerimonia in Senato, in una delle prime occasioni di voto segreto, il Governo è stato battuto, anche la maggioranza, c'è stato un parere contrario anche della relatrice di minoranza su un emendamento. Considera questo un incidente di percorso o, come dire, anche con un peso politico, visto che questo malessere si è espresso alla prima occasione di segretezza del voto? E anche in vista di questo, come pensa di gestire poi il passaggio alla Camera, contemperando poi i due principi di cui parlava anche in sede di riforma di regolamento, cioè da una parte assicurare tempi certi al Governo e alla maggioranza, dall'altra garantire tempi di discussione congrui alle opposizioni? Grazie. Io non entro nel merito, l'ho già detto prima, sarebbe inopportuno da parte mia. Certo che è una riforma tormentata, come è normale ed è giusto che sia, perché qui stiamo parlando di una riforma costituzionale. Dunque ci sono dei passaggi delicati, noi dobbiamo sapere che andiamo a toccare la carta costituzionale. Per come la vedo io, più c'è consenso, più si riesce a dialogare, più il risultato sarà buono. Quindi mi auspico che in questo caso ci sia un'apertura a poter recepire il meglio per avere un prodotto che comunque sia un prodotto migliore rispetto a quello attuale. Questo penso che debba essere, cioè, da parte mia è l'invito. Quando arriverà qua faremo la nostra parte, come abbiamo sempre fatto. Non sarà semplice, ma voglio dire, siamo attrezzati. Bene, vi ringrazio allora. Grazie. Arrivederci. Grazie Presidente Sardoni.